Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gattoni, Sabatino, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno, buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Buongiorno, come state? Siete stati rapiti da questa conferenza stampa di Garzia? Sì. Catalizzati sì, proprio, sì. Cioè, noi rapiti ed è moscio, poco. Moscio. Poca voglia di parlare. Stringato. Spero che sia molto più attivo domani, diciamo, no? Sì. Beh, lo speriamo. L'ho visto molto... con la tendenza all'inizio proprio niente, proprio monosillabi, sì, ma poi uno risponde quello che gli pare, ovviamente, poi dipende anche dalle domande che gli vengono fatte. Anche poi c'è un pochettino bisciotto, mi dovete aiutare a capire proprio perché secondo me si è un po' incartato, forse con un italiano che non è ancora la sua lingua preferita. Quando ha parlato di Dumbia sull'acquisto di Dumbia, sì, ha detto ci serviva un attaccante che potesse andare a sostituire destro, visto che c'era anche Gervinho in Coppa d'Africa. Sì. Capito male? Cioè, mi sembra proprio che Dumbia stava in Coppa d'Africa. Esatto, quindi... esatto. C'è un po' incartato secondo me, ma non voleva dire quello, dai, perché non posso pensare che insomma abbia detto una cosa così poco in cielo né in terra, come si dice? Poco sensata. In cielo né in terra. Poco sensata. Poi ha aggiunto che Dumbia può giocare in tre ruoli ed è stato preso per un motivo, no? Speriamo che il prima possibile possa essere in grado di giocare, poi se possa fare uno, due, tre ruoli, questo è un altro discorso. Per ora neanche uno ne fa, Mimmo, di ruolo. Ma non lo so, insomma, è molto indietro. Poi io ripeto quello che ho già detto anche ieri, mi sembra. Potessi pure lui venga convocato per domani, venga convocato per la partita di Europa League. Poi bisogna vedere come uno sta, insomma, nel senso, poi la convocazione conta poco, conta come uno sta da un punto di vista fisico e atletico. Quindi, insomma, lo aspettiamo. Io credo che Dumbia meriti assolutamente di essere aspettato, di essere atteso, diciamo così, perché se le cose non sono andate bene per lui fino a questo momento, non sono andate bene con lui nella Roma, è perché se c'è qualcuno che ha delle responsabilità, l'unico che sicuramente è innocente è lui. Ah, certo. Questo proprio non ci piove, lui è stato mandato un pochettino allo sbaraglio e quindi adesso ha bisogno di recuperare condizioni e tutto quanto, e poi sarà sicuramente una mano, perlomeno lo speriamo. Sì, sicuramente sì. Questa mattina parlavo un pochino dell'attacco pronosticato per domani e in diversi scrivono, ci hanno anche detto anche Marco Rossomando, che era presente a Trigoria, che c'era un po' una probabilità di vedere Verde, lo mettevano in ballottaggio con Gervinho addirittura. Dalle parole del tecnico ti sembra che possa essere possibile questo, Mimmo? Ci credo manco, se lo vedo che Gervinho non gioca, perché nel momento in cui tu non fai giocare Totti, perché insomma mi sembra che l'andazzo sia questo, perché improvvisamente si è scoperto che Totti è il male della Roma, o che comunque sia l'unico che gioca male, quindi non deve giocare ma deve riposare, poi se tu togli anche Gervinho mandi in campo un tridente formato dagli Aish, Iturbe e Verde, innanzitutto una cosa, non tirate mai la palla alta, cioè non fate cross, non fate niente, perché voglio dire non sarebbe facile preda degli aitanti difensori del Chievo. E poi credo che mancherebbe un pochino di, come posso dire, di personalità, si dice così, di esperienza, sì, di pesantezza, sì, di non so che, aiutatemi voi a trovare un termine giusto. D'esperienza sì, sì. Sembrerebbe un tridente un pochino così, un pochino, no? Un po' disordinato. E siccome cara Catoni, sì, la Roma, se non sbaglio, confermate voi, è seconda, sì, e deve difendere questo secondo posto, non è che poi possa pensare di famo la sagra del fringuellino, andiamo a Chievo e famo giocare a tutti coloro che adesso magari... La squadra deve essere fatta con la gente che sta bene, ma ricordando quelli che stanno bene veramente, oppure quelli che stanno male veramente. Sì. E non tanto perché ci sia una moda, adesso va de moda tenere fuori Pjanic, De Rossi, Totti, Gervinho, De Santis e tutti. No, l'allenatore deve fare le sue scelte, spero che le faccia bene, che non sia costretto poi a modificarle in corsa come ha sempre fatto, sia all'intervallo al settantesimo, che non conta poco. Ma la cosa principale è quella, che lui assecchi le scelte, indipendentemente se gioca questo, quello o quell'altro. Noi possiamo soltanto dire che Verde, gli Aic e i Turbe sarebbe veramente un tridente impensabile fino a poco tempo fa, però poi magari vai lì, fanno un partitone e riescono a portare a casa la partita, quindi va tutto bene. No, ma a proposito di forma fisica, Gervinho come sta secondo te? Male, no? Come sta? È rimasto a festeggiare in Costa d'Avorio e non è più rientrato Gervinho, è tornato il fratello, quello che non è molto bravo a giocare a pallone e che non è neanche a posto da un punto di vista atletico. È chiaro che Garcia, Prodomosua, ti racconta le cose come stanno, ti racconta i fatti, i dati e ti dice che ha fatto gol sia l'andata che ritorno contro il Feyenoord, e questo, su questo non si può assolutamente discutere. No, è vero. Però il contributo che lui ha dato alla squadra non è stato sicuramente quello che lui ha dato in passato, che è riuscito a dare quasi sempre, e quindi c'è qualcosa che non va, cioè Gervinho attualmente non salta più l'avversario,
c'ha molta difficoltà anche a, come posso dire, ad avere un controllo di palla che sia ragionevolmente comprensibile, diciamo così, sì, eh? Sì. E quindi è un giocatore che ti sta mancando, però, però è anche un giocatore di quelli che insomma piacciono molto all'allenatore. L'allenatore non, ha molta facilità nel cambiare Totti e De Rossi, ha meno facilità nel cambiare Gervinho, quindi è vero. Prima di dire che Gervinho, sì, Gervinho Gervinho, l'ho detto un po' Gervinho. Alla francese, Gervinho, Gervinho. Non giocherà domani, è andato a giocarmi, è andato a molto sì, sì. Io la penso come te, Mimo, sul discorso del possesso palla da velocizzare, no? Per sì. trovare gli sì. spazi, insomma è d'accordo con noi, credo, Rudy Garcia, lo diciamo da un po', che la Roma fa un possesso palla sterile. Mi sembra l'evidenza questo, ma i motivi veri quali sono del perché fa un possesso palla sterile? Perché probabilmente la condizione non è quella giusta per tutti quanti, e tutti quanti quindi di conseguenza non ti danno, come ti posso dire, come si direbbe in un gergo molto stretto, non ti dettano il passaggio e di conseguenza la manovra spesso rimane involuta perché manca il tempo di gioco. E di conseguenza tu tieni palla, la tieni, ce l'hai sempre te, però se poi tu non tieni liberi nel momento giusto e nel modo giusto, è inutile che la tieni tra i piedi, capisci? Quindi è tutto un insieme di cose, cioè la squadra riesce a fare un possesso palla anche abbondante, perché se non ricordo male contro la Juventus stavo 61-39, sì. Però poi ci ha fatto niente, diciamo, oppure sì. ci ha fatto poco, perché non hai costruito grandi occasioni proprio perché... come posso dire, mancavano gli spazi, ha raccontato prima Garcia, no? Sì. Però gli spazi magari l'anno scorso potevano anche mancare, però te li sapevi creare da solo attraverso il movimento di tutti, attraverso, come posso dire, anche una condizione che sicuramente l'anno scorso era migliore rispetto a quella attuale, e ti dà la possibilità in questi casi ovviamente di avere più corsa, di avere più sprint, di avere più esplosività, per usare un termine che è molto caro a Garcia, che ho usato un paio di settimane fa. Un'esplosività che al momento non c'è. No. Questi tre lì davanti, un tridente più mobile può aiutare in questo senso? Sì, il tridente mobile aiuta, però allora ti faccio una domanda stupidissima, no? Perché tanto io quelle so fa. In questo tridente chi dovrebbe fungere? Senti come te l'ho detto. Fungere mi piace. Chi dovrebbe fungere da centravanti oppure da attaccante centrale? Quello che lo può fare meglio no, secondo me è Gervinho. Gervinho, ma Gervinho non c'è mai detto. Come non c'è? Mai detto gli Aici, Turbe e Verde? No, l'ipotesi iniziale che si paventava stamattina su diverse testate per quello da allora, sottoposta. Non mi dia rotonda. A fare i trucchi. Allora, vabbè. Gervinho gli Aici Turbe, dai, quello è l'attacco. Trucchi cavallucchi. capito, siamo espressi male, mi perdona. Trucchi cavallucchi. Adesso lo sapete troppo. Insomma, se c'è Gervinho sicuramente. Sì. Sicuramente Gervinho, ma nominalmente, poi non so se poi nella sostanza lui sia davvero uno che possa fare l'attaccante centrale, forse sì, forse no, può darsi che abbia ragione Garcia quando dice che ha fatto i gol non giocando da attaccante centrale, però l'ha fatti da centravanti puro, sì. Entrambi quelli contro il Feyenoord, cioè, o quantomeno in una posizione che appartiene a un centravanti puro, e allora quindi forse c'è ragione lui, forse non ci abbiamo torto noi, o comunque non ci hanno torto loro che dicono che in questo momento forse una presenza lì davanti di un certo tipo di manca. L'area è spesso vuota, l'area dell'avversaria, bisogna riempirla secondo me, perché tante volte il possesso palla poi ti dà anche, come ti posso dire, la possibilità di andare a tirare una mezza pallonata in mezzo, andare a giocare su una respinta, su una sponda, su una seconda palla e cose di questo genere, no? Mentre invece la Roma questo non lo sa fare, oppure non gli capita di giocare in queste situazioni. E quindi, come posso dire, magari anche questo ti porta poi ad avere un possesso palla che sia sterile, no? Proprio perché ti mancano tante piccole cose a corredo di questo possesso palla. Tutto qua, Caragatoni, che te credevi? Molto una domanda per te, ma prima lasciamo un attimo un consiglio a Danilo. Aspettaci sì. 30 secondi, Mimmo, 30 secondi. Ah, sì, ma complimenti, Massimo, mi sei attratta proprio con me. Ma riprendiamo subito. Troppo. Faccio meno. Lì 30 secondi. Faccio meno. Ma chi sei? riprendiamo subito con Mimmo Ferretti. Rieccoci, Mimmo, perdonami, forse è un piglio troppo deciso il mio. Secondo me sì. Lo so, hai ragione. No, capisco.
hai ragione. Ti piacerebbe vederlo in campo, sto figlio? È che mi piace quando poi un po' si stranisce, ogni tanto tipo un secchio. Mimmo, però parliamo del tridente davanti, leggero, ma al di là del tridente, no? Prima c'era un'osservazione di un ascoltatore che secondo me è anche azzeccata, cioè se Pjanic non gioca da Pjanic, o se Pjanic proprio non gioca perché è tra i convocati, ma come dicevi giustamente bisogna vedere però la condizione fisica, chi offre spunti a questo attacco, secondo te? Cioè chi gioca la palla, la rifinitura, dici tu? Sì. Beh, la rifinitura, avendo gli Aic e i Turbe, credo che siano insomma due giocatori che la palla sanno mettere, più gli Aic che i Turbe probabilmente, o Pjanic stesso nel caso in cui lo dovesse giocare. Certo. Nel caso in cui non dovesse giocare, poi mi deve spiegare perché non gioca. Perché se non gioca Pjanic non deve giocare nemmeno De Rossi. Non lo so, perché allora, durante la settimana si è allenato molto poco, ce lo davano quasi per fuori, ma c'è stato oggi si è allenato però. Certo, però sai, conta poco, l'allenamento del sabato è veramente la passeggiata di salute, eh? Esatto. Cioè, come vedi, ecco, siamo presenti, se fa la doccia, partiamo e andiamo. Esatto. Però non lo so, a giudicare dalle ultime recenti prestazioni della squadra, sono molti quelli che non dovrebbero giocare, no? Sì, sono d'accordo. Nel senso che dopo Roma Juventus non si è fatto altro che dire che il guaio e la rovina della Roma sono Totti, De Rossi e Pjanic soprattutto, dimenticandosi spesso in questi discorsi che Gervinho non ha presa mai, ma questa è un'altra cosa, ma forse Gervinho appartiene a un'altra categoria di supportati o di supportazione. Non fa audience, secondo audience, me. No. Quindi io non lo so. Voi siete così convinti che De Rossi non giochi? Sì, diciamo di sì, no? Diciamo di no? Cosa diciamo? No, secondo me nulla. Giocano o De Rossi o Pjanic al centrocampo, perché da uno dei due. Sì. Quindi gioca Nainggolan, diciamo così, è più o meno le previsioni. Gioca Keita, perché Keita deve giocare 4-2-3-1 oppure 4-3-3? Secondo me 4-3-3. 4-3-3. Sono allineatissimi, diciamo. Secondo me 4-3 perché è quello che ti dà più varianti di gioco rispetto al 4-2-3-1. Beh, insomma, comunque anche il 4-2-3-1, se parti con gli stessi interpreti puoi fare tranquillamente anche il 4-3-3. Quindi stiamo parlando di dettagli, se vogliamo. Però sì, è chiaro che la partenza forse della squadra, soprattutto il posizionamento del centrocampo è diverso sia che insomma nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3, anche se poi gli uomini possono essere gli stessi, perché se tu pensi a due mediani davanti alla difesa e non gioca De Rossi, ti viene facile pensare che sono Keita e Nainggolan, no? Sì. Se tu pensi a un centrocampo a tre e magari se non gioca Pjanic, cioè De Rossi a suo punto deve comunque giocare, quindi è un discorso legato agli uomini o al modulo? Questo noi ci dovremmo porre come interrogativo. Oppure all'avversario. Molto spesso lui lo modula il sistema di gioco in base all'avversario, no? Qui troveremo di fronte un 4-4-2. 4-4-2, certo, sicuramente. Un 4-4-2, tu come ti ci opponi? Le regole del calcio non scritto, quelle che tu vai a studiare sui libri, che cosa dicono? Come si affronta un 4-4-2? Eh beh, 4-4-2 è un sistema difficile da affrontare. Sì, perché quello in fase difensiva è più difficile, diciamo, da scardinare, sì, perché se fatto bene 10, no, 4, sì, che poi sarà, che diceva la Gadoni, abbia pazienza, che sarà poi un 1-10 secondo me. Tutti non sarà dietro, un 4-4-2, non importa il 10 davanti, cioè. Ah, tu dici? Ma il Chievo lo conosciamo, si chiude tantissimo, non è mai semplice andare lì a fare risultato, neanche quando stai meglio. In una Roma che trova così pochi varchi, anche con squadre che si aprono un po' di più, io un po' di preoccupazione. Io adesso dirò la mia banalità del sabato, che poi è anche quella del venerdì, quella del giovedì, insomma, di tutti i giorni. Il problema vero della Roma non è il Chievo, il problema della Roma è la Roma. Siamo d'accordissimo, sì, sempre con la tua banalità, Mimmo. Se tu vai a vedere, cioè, fai un uomo contro uomo, uomo, no, la donna, no. Non dovrebbe esserci neanche il pensiero di come possa andare a finire questa partita. Poi però non conta questo, non conta nelle figurine, non conta uomo, donna, eccetera, eccetera. Conta come stai in campo, come affronti la partita, come riesci a tenere il campo, come riesci a tenere la condizione durante i 90 passa minuti. Quindi questa è una squadra che la Roma improvvisamente ha dimostrato, anche nel corso della stessa partita, che può perdere con tutti, però può vincere pure con tutti, cioè quantomeno in campo nazionale, no? Perché se noi abbiamo visto che in 10 contro 11 è riuscita a rimontare, poi non pensate, guarda, non date retta a quelli che vi dicono la Juve si è accontentata, no, era stanca di gestire. No, aspetta, no, perché tanto c'ha 9 punti, questo non ci credo, perché quando poi sei in campo e stai 1-0, un uomo in più e c'hai lo scudetto in mano, non pensi al punticino, che dici no, ok, chi se ne frega se pareggiamo va tutto bene, no, perché se tu la vinci, hai chiuso il campionato,
magari il campionato è chiuso lo stesso, anzi sicuramente il campionato è chiuso lo stesso, ma insomma con 12 punti di vantaggio voglio dire che si vanno a inventare altri per dire il campionato è ancora aperto. Tevez ha fatto delle dichiarazioni per dire no, ancora non siamo, adesso va più a per culo qualche un altro, dai, nulla, no, si può dire? Sì, si può dire, si può dire. Cioè, veramente, la carità pelosa proprio, no. Pelosa. Ti è andata per te, insomma. E dai, no, ma che ci deve venire a dare i galli a noi? Siamo i cavi. I gallari. Uno dei galli, dire. siamo gallari di professione. E ci deve venire a dare i galli, ma a noi. Ma non ci metterà per niente, no. Tutto sto buonismo d'erca, lasciatelo perdere. Sì, sì. Ma no. Quindi la Juve l'altra volta è stata recuperata, non è che si è fatta recuperare. È vero, sì. E quindi questa è una squadra delle macchie, questa è la sintesi. Sì, no, ti spiego, stiamo salutandoci, benissimo, dico solo questo, a Rotterdam, 11 contro 10, a Roma prende un gol da coyote totale, giusto? Sì. 11 contro 10, contro la Juventus, squadra più forte del campionato, 10 contro 10 rimonta. È una squadra delle macchie a Roma, insomma, no? Quindi ecco perché io dico che il vero nemico della Roma è la Roma, il Chievo può essere forte, debole quanto te pare, ma la Roma deve battere se stessa soprattutto, non deve battere il Chievo, l'ho detto. Ci sentiamo lunedì. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a Mimmo Ferretti del Messaggero.